mamma è d'accordo, spedito l'invito, la festa si farà. Odio dover aspettare. Per ora Schmidt e Sam hanno detto di sì, ancora nulla da Mike. Oddio, Mike ha detto sì, ha chiamato Josh oggi pomeriggio. E vai, domani Stare tutti festa. insieme qui in montagna sarà fantastico. Falò e poi fare il bagno. E oh mio Dio, Mike, sono così ansiosa di stare con lui. Non posso leggere. È troppo triste, Chris. Mike. Era innamorata di Mike. Veniva da là. Che devo andare avanti io, Chris? Cap per il sottosale. Vediamo un attimino. Dai. Onestà, carità, umorismo, coraggio, romanticismo. Molto curiosa. Va d'accordo quasi con tutti, bene o male, Ashley. Porco due che sbocco. Vabbè, Da Chris, quando me però l'ha detto? non puoi non negare l'evidenza, cazzo. Ehi, guarda qui. Non sembra vecchio come tutto il resto. Un catalogo di lampadine industriali. Che cosa strana. Guarda, una lampadina è cerchiata. È parecchio potente. Beh, la forbice prendila, esatto. La testa In di una effetti bambola. mancava quel tocco sinistro. Eccolo, che schifo. Attenzione alla telecamera. Telecamera nascosta trovata in baita seminterrato. Una videocamera nascosta tra le fra le scatole. Uomo misterioso. Totem. Effetto farfalla. E le gemelle ho trovato poco. Chris è felice di vedere Sam. Credi sia quel tizio? Ah, avrebbe senso, credo. Non amo essere osservata. Meglio? Vai al diavolo. No, Ashley. Ora va meglio. Non provocare un pazzo. Pazzo pieno di problemi. Oh cazzo, sono ritornato indietro. Cazzo. Cos'è esploso? Aspetta, da qui si va in un'altra stanza. Dove, Chris? Chris, Ah.
Non so se voglio andare avanti. Ci troviamo adesso. Prendetevi per il culo. Sapevi che questo era qui? Questo è un intero altro hotel. Non avevo idea che fosse qui. Io credo di non farcela più. Sì, anch'io. Dai, Ashley. Ma sono al limite. Io volevo solo dimenticare i fatti dell'anno scorso. A dire il vero, non so, Anna, che volesse fare. Sì, beh, sai com'è quando hai una bella cotta per qualcuno. Bene, così in pratica mi stai dicendo che abbiamo messo una nostra amica fragile in una situazione terribile che l'ha portata a scappare e sparire nel nulla. Se fossi stato tu, non credi che saresti scappato? A chi piace essere preso in giro? La gente non mi prende in giro. Direttamente? Eh? Chris, l'abbiamo ridicolizzata davanti a tutti i suoi amici e al ragazzo che le piaceva. Non riesco a immaginare niente di peggio. Vabbè. La sensibilità delle donne. Braccialetto di Sam, e lei non se lo toglie mai. Dobbiamo trovarla in fretta. Sì, siamo molto vicini. No, perché? Ma volevo andare a destra. Ashley, ne ho abbastanza. Non voglio addentrarmi ancora in questo maledetto incubo. Ashley, ti capisco, ok? Anch'io sono spaventato, ma se Sam è laggiù sola con un pazzo, come possiamo andarcene? È come se la uccidessimo noi. Lo so, solo non credo di farcela. Già, siamo nella merda, Ho tanta paura, Chris. Anche io, ma sono con te, ok? E tu sei con me? Certo. Bene, direi di muoverci allora. Ok. Aspetta, 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 arrivo Chris, non morire. Giornali falsi. Un pacchetto di vecchi giornali con una storia di Blackwood Pines, ma la data della spedizione suggerisce che sono stati stampati di recente. Questa è bella. Vabbè. No. Non mi fa uscire. Ah. Arrivo Chris, io guardo un attimo qua, vedo se trovo degli indizi, tu spacca tutto, testate. Vedi cosa puoi fare. Chris, ho una sensazione davvero molto strana. Cosa intendi? Tutto questo non ha senso. Cosa non ha senso?
Tutto questo, lo psicopatico, le follie che accadono qui sotto. Temo che ci sia sfuggito qualcosa, qualcosa che colleghi tutto quanto, capisci? Capisco cosa vuoi dire, ma cioè... non sappiamo cosa sia. Sì, hai ragione. Vabbè. Chris, però seguimi, cazzo, non farmi andare avanti da solo. Attenzione. Due batterie con dei timer. Batterie, interruttori e timer collegati fra loro. Pare che servano a controllare i dispositivi elettronici a distanza. Però non so se adesso funziona sta roba. Chris, dai. Cos'è sto? No, merda. Bene. La sega circolare. Perché non mi fa prendere quella... Lì c'è qualcosa che si illumina, vedi? Oh. Catene e ganci. Catene e ganci insanguinati. Sembra l'attrezzatura di un mattatoio. Esattamente. Oh, cazzo. Credi che questa roba... Chissà che odore che c'è. A meno che gli Washington non avessero passatempi bizzarri, direi... sì, forse. Ma questi Washington mi sa che hanno dei passatempi bizzarri. Una famiglia un po'... così. Oh no, non è possibile. Ora vomito. Questo è un porco. Perché diavolo è qui? Sembra di essere in un film grindhouse. Maiale è morto. La carcassa di un maiale appeso al soffitto è stata sventrata di recente. Siamo noi. Foto degli amici. Foto scattate con un teleobiettivo. Lo psicopatico li ha spiati a lungo. Cos'è questo? Un elenco di bersagli? Cazzo! Spero che non siano tutti quelli che moriranno, insomma. Cos'è? Ah, è una cucina, ok. No, cos'è? Non una cucina, boh. Prima di aprire quella porta, fammi controllare bene. Ho trascinato qualcosa o qualcuno. Sangue. Forse di Sam. Vediamo se si apre. Dai. Credo di aver visto
Tess, sei sicura? Lo so, però dobbiamo controllare. Io dico che chi sanguinava è passato di qua, ok? Per cui andiamo, ora! Ok, sì, hai ragione, arrivo. Speriamo di aver fatto la scelta giusta. Oh merda. Non capisco. Perché rinfrescare questo posto se già si gela? Chissà cosa passa per la testa di questa tizia. Non trovo indizi. Non trovo totem. C'è un cazzo. Aspetta. Quelli sono... Sì, i vestiti di Sam. Che è? Sbagliato. Direi che è sbagliato. Quindi lo psicopatico è stato qui sotto, sicuro? Credi che sia ancora qui? Spero di no. Oddio, perché questa cosa è qui? Domanda interessante. Sam, per favore no, quindi c'è qualcuno. Se dice per favore no, sarà in compagnia del pazzo. Oh figa, qual è la scelta giusta da fare? Ci sono milioni di porte qui da aprire. C'è questa. No. E poi c'è questa. Facciamo che apro questa. Ah no, sono costretto ad aprire quell'altra. Sam! Chris, cazzo. È morta! Oh cazzo, no, oh cazzo! No, non è morta! Come lo sai? Che respira. Allora, cos'ha? Cos'ha che non va? Credo sia svenuta. Oh, oh no, 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 non va bene, oddio. Non va bene! Dobbiamo portarla via! Oh, oh. Oh, Chris! Oh, merda! No! Indietro! Sta lontano da... No! No, 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 no! Bevi e impara! Cosa? Ma no! Bevi e impara! Vivi e impara. Cosa ti ha fatto? Mi ha colpito. Merda, gliela spacco quella cazzo di faccia. Dove siamo? È operazione. No, Chris. Il tizio che ha ucciso Josh. Oddio, no. Oddio. Bastardo assassino. Sei un mostro. Guarda, moriremo, Chris. Io non sono pronta a morire. Nessuno morirà. Vorrei poterti dire che non è giusto. Cosa? Dirmi cosa? È troppo tardi. Chris, a che serve? Smettila, dimmelo. Abbiamo continuato a girarci intorno. E ora, guarda, abbiamo sprecato Esce. Tutto. Niente è andato sprecato. Cosa vuoi dire? Ogni secondo che ho passato al tuo fianco ha reso la mia vita degna di essere vissuta. Cosa vuoi dirmi, Chris? Mi spiace. Avrei dovuto dirtelo prima. Chris... Ashley, giuro, quando torneremo a casa...
Oddio! Ah, oh, Marta! No. Ashley, ti salverò, non ti lascerò morire! Salute a voi, miei piccoli capi speciali. Ho paura, Chris! Non aver paura. Oh, invece dovresti, Ashley, perché ecco il colpo di scena. Chris ha già dovuto fare una scelta fatale oggi. E ora dovrà farne un'altra. Chris, puoi prendere l'arma davanti a te e sparare ad Ashley. Oppure puoi sparare a te stesso. Quello che rimane resta in vita. La scelta è tutta tua. Non essere sciocco, Chris. Ho sparato. Adesso non so cos'è successo. Ti sei spinto troppo oltre. Non lo capisci? Eh? Non capisci che questa orgia di torture è durata anche troppo? Eh? Che cosa ti dà il diritto di giocare con le vite di queste persone? Cosa ti rende così speciale? Eh? Sei malato! Sei un pazzo malato! Che cosa diavolo hai fatto? Eh? Che cazzo hai fatto? Psicopatico. Psicopatico.